Buonasera, sono molto arrabbiato, molto deluso, schifato abbastanza. Beh, cosa dobbiamo dire? Inconcepibile. Io non so che succede, cioè onestamente mi sto stufando. Onestamente parlo, mi sto veramente stufando. Cioè, ogni volta devo fare la figura dei cretini, devo fare la figura di scemi, cioè a me non mi va. A me non mi va. O ci diamo una svegliata, perché sennò qua finisce male, male. Cioè, tu mi fai 2 punti in da 4 turni di Champions League. Ma stai bene? Cioè, allora qua do la colpa a tutti. Non, do, cioè, non escludo nessuno. E in primis l'allenatore. In primis. Ma Vidal, io ti stimo. Non sai quanto ti stimo e mi piace come giocatore, ma te la potevi anche risparmiare perché hai compromesso una partita. Hai compromesso una partita. Lukaku ha fatto purtroppo del suo meglio, ma il pallone non è arrivato davanti. Lenti, prevedibili, pare che camminavano nel campo. No, schifo, ma veramente uno schifo totale. Ma secondo me non meritiamo neanche di starci. Andiamo fuori, andiamo fuori, andiamo fuori. Ma come fate a giocare così? Ma come fate? Ma che cosa avete in testa? Che cosa vi siete messi in testa? Svegliatevi, datemi una svegliata. Io non ho fatto un video sfogo perché ero nero e facevo un bordello. Sono un po' più calmo in questo momento e perciò vi sto parlando della partita. Mi fa pena, veramente mi fa schifo questa. È una prestazione penosa, penosa. E non ci sono parole. Non ci sono parole. Non ci sono parole. Io onestamente ci vuole un culo se dobbiamo passare il girone, che in pratica dovremmo vincere tutte le 2 partite e anche il Real deve vincere tutte e 2. Come mai noi dobbiamo stare sempre alla speranza degli altri? E non è mica facile. Basta. E su, hai una squadra che può fare tanto e mi delude, mi gioca così. Che cosa c'è che non va? Che c'è? Qual è il punto? Qual è il problema? Qual è il problema? Non capisco. Comunque, non mi va di dire più nient'altro perché altrimenti mi prolungherei, mi arrabbierei troppo. Sono qui per i pronostici, ragazzi, della Serie A. Un po' tardi, ma comunque, vabbè, ci siamo alla fine. Sassuolo Inter. Cosa metto? Sai che dico, ragazzi? Scegliete voi. Io non metto nulla. Veramente, scegliete voi. Scegliete voi. Cosa volete mettergli? Io vedrò cosa mettergli. Può essere pure che non la metto neanche. Scegliete voi. Tanto ormai. Benevento Juve. X2 per la. Benevento è una bella squadra. La Juve anche farà un po' di turnover, credo. Benevento gioca a buon calcio, gioca bene, quindi non sarà facile per la Juve, ma comunque X2. Atalanta Verona 1x fa l'impresa con Liverpool, questa è una squadra questa. Lazio Udinese 1 ci sta quanto una casa, Udinese che sta un po' giù in classifica, ma non credo che l'Udinese vinca l'Olimpico. Bologna Crotone metto 1 per il Bologna, secondo me ci sta. Milan Fiorentina 1x, manca Ibra, mancano un po' di giocatori, ma manca Leao, ma la Fiorentina è anche una buona squadra, quindi Milan dovrà darsi da fare 1x. Cagliari Spezia 1x, non ho messo uno perché lo Spezia è anche una buona squadra, dà fastidio, quindi preferisco mettere 1x. Napoli Roma, il Napoli che gioca con la Roma, ha perso col Milan in casa
non vuol perdere neanche questa. Trovo una Roma abbastanza in forma, molto in forma. E come vedete ci sono molti intrecci di classifica: Napoli-Roma, Sassuolo-Inter, Benevento-Juve, Atalanta-Verona, Lazio-Udinese. Ci sono molte, molte intrecci e anche Milan-Fiorentina. Quindi io qui opterei per un over 1,5, perché anche se io credo che il Napoli qua la partita la farà abbastanza meglio rispetto alla precedente, e vedremo come andrà. Torino-Sampdoria, una partita abbastanza equilibrata, una partita che secondo me ci saranno dei gol, ma io metterò multigol 1-3 casa, che il Torino dovrà fare un gol massimo 3. Genoa-Parma metto over 1,5, il Genoa che va benino, il Parma sta andando anche bene, ma il Genoa per recuperare punti deve vincere questa partita. E metterò over 1,5. Mettete 5 euro su questa schedina, vedete quanto esce e vedete cosa dovete mettere alla partita di domani. Guarda caso, dobbiamo giocare proprio domani. Domani mi devo rovinare il sabato, mi devo rovinare il fegato. E va bene, roviniamoci il fegato, vediamo che succede. Vediamo, perché veramente da come stiamo andando, io non lo so. Cioè, boh, lasciamo perdere. Deluso tanto, 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 tanto. Io voglio vedere che cosa facciamo domani col Sassuolo. Lì poi. Vabbè, buonanotte, amala.